Allarga per Sabatino, che deve inseguire anche questa, si impegna per tenerla in campo, ci riesce Filtens, accelera, perdonami, si può accelera ma non può superare l'avversario dall'altra parte. Occhio al Como, è uno contro due, prova e trova la traversa, un palo. Alexandra Kerr Nischer è bravissima a arrivare a rimorchio e a spingere in porta l'1-0 Como. Palo e traversa, a dire di no Como, che poi si fa trovare pronto con Nischer, conferma il suo straordinario momento, quarto gol in... Filtens con la testa per Sabatino, Buizalas con l'anticipo, poi scontro molto duro, regolare. Prugna, Smilinski, in mezzo c'è Prugna, arriva anche Sabatino, calcia! Smilinski e fa 1-1 di potenza, la riprende il Sassuolo con la sua numero 10. Secondo gol stagionale, ha solo toccato Gilardi. E parità, Prugna per Smilinski, che guarda in mezzo, esplode il destro, recupera Sabatino che vuole la conclusione, cambia idea, arriva al destro di Prugna, traversa, palla che resta lì e poi no, sul fondo. Buon lavoro con l'imbucata, va a cercare Kerr, il cross per Delestal, si fa trovare pronta, spinge in porta, il nuovo sorpasso Como, secondo gol stagionale, assist al bacio di Kerr per Delestal, funziona la coppia gol del Como al 65 e 2-1. Paglia rinvio dentro Delestal, Delestal ancora decisiva, ancora un fattore, doppietta per lei, più due Como, 3-1. Davanti a Lonni, Baglia, rinvio Gilardi, la conclusione e accorcia il Sassuolo, punita Gilardi e a 13 dal 90esimo c'è ancora una partita per il Sassuolo. Il cross a cercare il colpo di testa, 4-2, ancora Delestal, fenomenale, un uragano che travolge il Sassuolo. Palla spedita là davanti, non c'è più tempo, eccola la parola fine, vince il Como 4-2, trascinato da una superlativa Delestal.